La tragedia di Mercato San Severino si aggrava. È morto, nella tarda mattinata di oggi, anche Murad, il piccolo di 8 anni, che era rimasto gravemente ferito in seguito all'incidente di domenica scorsa sulla 30 a pochi metri dallo svincolo. La sua vita era purtroppo appesa a un filo a causa di un grave ematoma che i sanitari hanno ritenuto da subito gravissimo. Il piccolo era ricoverato in rianimazione all'ospedale Ruggi d'Aragona. È la terza vittima dopo la morte della sorella, la 14enne Jamila, che purtroppo ha perso la vita sul colpo, e del suo fidanzato Rosario, che è espirato in ospedale. All'ospedale del Mare di Napoli si trova ancora la mamma di Murad e Jamila, la 42enne Giusi, che è ricoverata in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Intanto la polizia stradale di Caserta ha ascoltato il padre di Murad e Jamila, che era la guida della vettura, per ricostruire la dinamica dell'incidente, probabilmente dovuto allo scoppio di uno pneumatico. E infine, ultimo saluto, prima per Jamila, ieri, e poi per Rosario, oggi. Un saluto commovente per una tragedia che diventa ora dopo ora immane.